Buonasera da Federico Cattai, direttamente dal centro sportivo M6 di Milano Bisceglie, l'atto conclusivo di questo Milano Darts Festival, la Coppa Lombardia, dopo che ieri abbiamo assistito alla Milano Darts Cup. Sono giunti a questa fase finale, questa partita, questa finalissima, Lappalusa e Pagliafieno, che è la squadra organizzata dal Dart Club La Bussola, ovvero i campioni regionali lombardi in carica 2022. Primo match di questa sfida tra Appalusa e Pagliafieno vedrà in pedana Sorrenti contro Foconetti. È partito Foconetti con 25 punti, parte vince tripla Sorrenti, molto determinato, molto cattivo, 100 punti per lui. Triplo 5 e uno singolo per Sorrenti, solo 36 per lui. Intanto questa fase di primo leg, ricordo un po' quali sono le regole principali di questa Coppa Lombardia. Funziona che le due squadre devono arrivare per prime a 9 punti, come si fa? Ogni leg è secco, invece funziona che ogni squadra vince ogni singola partita e si aggiudica un punto. Il primo che arriva a 9 conquisterà la vittoria e la coppa, che darà la possibilità alla squadra vincitrice e al club vincitore la possibilità di andarsi a giocare la Coppa Italia in Toscana a settembre con le altre campionesse regionali. Pagliafieno, ovvero La Bussola, che in semifinale hanno battuto la squadra capitanata da Claudio Dolcetti e Sergio Peretta e Lucky Darts, ovvero quelli del Dart Club Des Fros, mentre gli Appalusa hanno battuto gli USA Il Più, che è l'altro club del Des Fros, e poi in semifinale i Batarei, che è un club che è arrivato quarto nel campionato regionale 2022 qui in Lombardia. Da 103 Foconetti per il primo leg, il primo punto di questa finale, fa un triplo uno con la prima, uno singolo con la seconda. 4 rimasti, 99, circa un 7, 92, 14 punti soltanto per Foconetti a 142, 20 singolo con la prima, 5 e triplo 19 con l'ultima, 82 punti fatti, rimane a 60. Ottime frecce di Luigi Sorrenti. Da 92, parte dal bull, 25, triplo 17 e doppio 8, chiusura spettacolare da 92 di Foconetti, veramente apprezzabile questa giocata del giocatore della bussola, 92 la chiusura per regalare il primo punto al club Pagliafieno, ora in pedana Mandaradoni contro Trutalli. Frecce di riscaldamento anche per Mandaradoni e Trutalli. Secondo match parziale di 1-0 in favore di Club La Bussola, li chiamiamo così, anziché Pagliafieno, sono più riconoscibili. Intanto enunciamo i componenti delle due squadre, Appalusa che si schiera con Sorrenti, Mandaradoni, Pinelli e Mantarro, mentre Club La Bussola, Trutalli, Foconetti, Massoglia e Bari. 60 in partenza per Carlo Mandaradoni. Risponde Trutalli con un 20 singolo, 20 singolo ancora e centone complessivo in suo favore. Triplo 20 anche per Mandaradoni. 5 singolo con la seconda.
20 singolo, 85 punti, 356 rimasti a Palusa, 401 totali. 20 singolo, triplo 20 e 1 singolo, 81. Per mandare a Doni, piccolo giro a vuoto per lui, risponde però Trutalli con un 20 singolo, un 20 e 60 totali, arriva a 260, leggermente più indietro a 339 mandare a Doni, che trova un triplo 7 con la seconda freccia, un altro triplo 7, 42 61 totali, rimane in scia del giocatore della bussola, che però è partito dopo, quindi ha un leggero vantaggio. 43 per Trutalli, rimane a 217, opportunità di portarsi avanti, di riportarsi avanti. E non la sfrutta nel migliore dei modi, mandare a Doni, solo 24. Sette, 12 fatti e triplo 19 che salva il punteggio, 69 complessivi che gli danno la possibilità di entrare in quota di checkout a 148 a Paolo Trutalli, però risponde magnificamente manda Radoni con 134 punti per rimanere allo Shanghai sul 20. 148, 20 singolo con la prima, 20 singolo con la seconda e 100 punti totali con l'ultima a scavalcare le prime due bellissime frecce di Paolo Trutalli, che però deve vedere mandare a Doni chiudere da 120, doppio 20 con l'ultima, per pochissimo non entra la freccia di mandare a Doni al doppio 20, rimane al doppio 10, ma doppio 16 per Paolo Trutalli per portare la bussola sul 2-0. Esterna sul ferretto e interna l'ultima, rimane a 16, chance per mandare a Doni al doppio 10, larghissima la prima e anche la seconda fa la stessa fine. Prova a rifare il movimento, ritorna e mette dentro la freccia del 1 pari. Grande freddezza di mandare a Doni, che sfrutta la chance e si porta sull'1-1. Mandare a Doni vince dunque la sua partita contro Paolo Trutalli. Scendono in pedana ora Mattia Pinelli e Bai. Bai con le prime frecce di questa sfida che lo vede opposto a Mattia Pinelli. 1-1 il parziale tra Palusa e la bussola. Parte Pinelli con 45. Anche per Bai che ha regalato veramente forti emozioni nel match precedente contro il Desfloss, soprattutto nella partita con Dolcetti, se non ricordo male. Sì, 82 punti per Bai, che trova un prezioso triple 19 con l'ultima freccia. 100 punti per Pinelli che restituisce con la stessa moneta ciò che gli aveva appena inflitto il suo avversario.
altri proventi ancora per Pinelli con la prima freccia. 20 ciclo con la seconda e 140. Per rimanere a 171, 100 punti di differenza più o meno con l'avversario che ne fa 45 ancora. Saggio a vuoto in questa fase del leg per Bai. Pinelli invece che continua a spingere, triple ancora, 20 singolo e ultimo 3, 83 totali per Pinelli che entra in quota di checkout a 88. E avrà almeno 6 frecce per chiudere. Sempre. Si confermo 6 frecce perché rimane a 188, Bai, 20 singolo, anzi 1 con la prima, 17, 18, rimane a 70. E decide di andare a prendere il triplo 10, lo trova singolo, rimane a 60. Cercherà di mettere pressione, Bai, con un triplo 20. 20 singolo. E 20 singolo ancora, centone, rimane a 88 in scia di Pinelli, sperando che il suo avversario sbagli. Doppio 20. Prende un doppio 5. Doppio 15 dunque per Pinelli, che conquista il leg. 2-1 dunque per la Palusa. Ora scende in pedana Salvatore Mantarro e Pietro Massoia. Ultime frecce di riscaldamento per i due giocatori in pedana. Parte Mantarro con le prime frecce. Parte con un 58. Tripla subito con la prima freccia, Massoia trova un 12 con la seconda e triplo 5 con la terza, 87. Triplo 20 singolo, 20 singolo e 3 con l'ultima freccia, 43 solo per Mantarro che rimane a 400. Può approfittare Massoia e portarsi un po' avanti nel leg. Solo 45. 20 singolo. 20 ancora. E 60 per Mantarro che comunque rimane solido all'interno del settore. Trova un prezioso triplo 19 con l'ultima freccia. Ora Mantarro in tripla con la prima, 20 singolo con la seconda e centone per Salvatore Mantarro. Ancora, sempre col il triplo 19. Riesce ad essere pericoloso Massoia, altro centone solido di Mantarro che perde una letta, rimane comunque in quota di checkout a 140. 192 Massoia, non può chiudere. Ennesimo triplo 19, prezioso per Massoia che rimane a 111, 140. Mantarro, 20 singolo, 20 singolo e centone per rimanere al doppio 20, sperando che
soglia non compia l'impresa tala 111. 82 rimasti, 62. Dopo questa freccia si sistemerà con il 18. Al 57 rimane la 54. Freccia del leg e del punto per Mantarro. Al doppio 20. È alta la prima, alta la seconda. E dentro la terza per Mantarro, che esulta, pugno nei confronti dei propri compagni di squadra. 3-1 per Lappalusa. Dopo la prima tranche di partite. 3-1 a Palusa. Scendono in pedana ora Mandaradoni e Foconetti. Una partita che per certi aspetti potrebbe anche, non dico essere decisiva, però indirizzare in qualche maniera l'esito di questa gara, e con un potenziale 4-1 da Palusa potrebbe quasi mettere una seria ipoteca sulla finale. Però abbiamo visto anche nella semifinale che abbiamo precedentemente trasmesso, la squadra delle Sfloss avanti 8-5, ha avuto tre partite per vincere e guadagnarsi la finale. Invece la forza di volontà, la tenacia dei giocatori della Bussola gli hanno permesso di giocarsi il tutto per tutto al singolo, al leg decisivo, sull'otto pari. Quindi anche delle situazioni di vantaggio che possono inizialmente mettere a proprio agio una determinata squadra anche da un punto di vista di confidenza nei propri mezzi, soprattutto a livello mentale, non significa aver già vinto la partita, ecco, soprattutto in uno sport come le freccette, che lo ripetiamo di volta in volta, anche le gare nazionali, per esempio l'abbiamo ripetuto anche molte volte lo scorso weekend, nelle finali a squadra in cui il peso delle frecce lo portano anche i tuoi compagni di squadra che ti supportano, quindi oltre a giocarti a livello individuale il leg, la partita, hai anche il peso dei tuoi compagni di squadra, e in certi casi, per certi aspetti, lo è anche quest'oggi. Partite un po' a rilento in questo inizio di gara. Triplo 20. E 140 di Foconetti, che cambia subito marcia lasciando sul posto Mandaradoni, che ha la possibilità però di rientrare nel leg, essendo partito prima a Foconetti, e lo fa con due triple e con un'altra. 140 di risposta. Straordinario Mandaradoni in questa occasione. Foconetti però non ne molla e trova una tripla, 95 per lui, entra in quota di checkout, 170. Leggermente indietro Mandaradoni, che riparte anche lui dal triplo 19, ma lo trova singolo, lo trova triplo con la seconda freccia, va su e ne fa 96 per rimanere a 100. 170, serve l'impresa per Foconetti, non trova la tripla con la prima freccia. Big Fish che non si può realizzare, ne fa comunque 96 per rimanere a 74. Mandaradoni alle frecce per portare la Palusa sul 4-1. Triplo 1, 97, triplo 19 obbligatorio, che non c'è, rimane a 76. Otto doppio. Rifà il movimento. È interna la freccia di Foconetti, la 58. Ora Mandaradoni ha un'altra chance per vincere il leg. 18 doppio 20, manca la singola di anche qualche millimetro, vediamo se andrà sul 14 o se cambia la strada. 14 che c'è, doppio 20, prende un po' di respiro Mandaradoni ed è sul ferretto alto. Ultima freccia, doppio 4 per Foconetti, che non lascia per strada niente. 3-2 dunque per la Bussola, cioè pardon, 3-2 per Appalusa. Leg vinto da Foconetti, ora in pedana Sorrenti contro Bai.
Parte dunque la sfida tra Luigi Sorrenti e Bai. Parte fortissimo Sorrenti con un 92 in apertura di leg. Ricordiamo ancora il format di questa Coppa Lombardia, si gioca a leg secco la prima squadra che arriva a 9 punti troverà la vittoria e in questo caso, essendo la finale, alzerà anche al cielo la Coppa e si qualificherà per la Coppa Italia che si disputerà in Toscana verso metà settembre. In questo momento il parziale dice avanti a Palusa 3-2. Triplamenti di Sorrenti. 5 con la seconda. E triplamenti ancora. 125 di Sorrenti. Triplamenti e 100. Triplo 5 con l'ultima, solo 36 per Sorrenti che non riesce a entrare in quota di checkout. Doppio 20 di Bai. Non sono comunque da buttare neanche queste frecce, anche se non volute. Comunque portano 80 punti a Bai per tenere la scia di Sorrenti. 213 la bussola, 188 a Palusa. Solo 26 per Sorrenti. Frecce maligne in questo caso per Sorrenti che lo lasciano proprio a una quota di checkout che non gli permette di poter vincere leg con le successive tre che scaglierà in questo momento verso il bersaglio. 5 singolo per lui, triplo 20 con la seconda e singolo 20 con la terza, 85 per rimanere a 77 da 121 Bai per portare tutto in parità, triplo 20, 41, 51 rimasti. Cercato il 25 per il doppio 18. Batti 103 a 77 Sorrenti. Cerca il triplo 19 per rimanere al doppio 10. Rimane non volontariamente al doppio 11. Ma ne ha il doppio 4 però, Sorrenti. Doppio 9, vediamo se la cambio, se tirerà direttamente la doppia. Tira la doppia, chiaramente. E c'è dentro leg di Bai, che dopo essere partito un po' con il freno a mano in questa partita, riesce ad avere la meglio, chiudendo anche con un buon numero di frecce questo leg. 20 perché mi pare che abbia chiuso con la seconda. 20 per lui, ora Paolo Truttalli contro Salvatore Mantarro, 3 pari, ristabilito l'equilibrio dunque tra Palusa e la bussola. Avevamo detto che la partita di Mandaradoni contro Foconetti poteva permettere ai ragazzi del club di Fagnanolona di prendere un po' il largo, portandosi avanti sul 4-1 con la vittoria di Fogonetti, proprio al rush finale, ha ridato un po' nuova linfa al club di Sondrio, campione regionale della Lombardia 2022. Non hanno perso una partita in tutto l'anno. Parte Paolo Truttalli, capitano di questa squadra, con 85 punti fatti. Cinque di Mantarro in apertura di leg per superare nel punteggio momentaneamente Paolo Truttalli, ne fa 97. Anche pugno di incoraggiamento per le ottime frecce che ha scagliato verso il bersaglio. 20 singolo di Mantarro, 20 singolo ancora. E l'ultima freccia che sfortunatamente tocca il ferro, incide anche sulle altre che aveva già tirato e scivola via.
regalandogli solo 40 punti. 5 con la prima, 19 singolo con la seconda e 20 singolo con la terza. Rimane a 265 Paolo Trutalli, Paolo Trutalli 336 invece per Salvatore Mantarro, che fatica a tenere testa al capitano della bussola, rimane leggermente indietro, però comunque è partito dopo, quindi più o meno rimangono a una distanza di 20 punti l'uno dall'altro. Non prende la fuga Trutalli, è il momento di colpire per Mantarro, che controlla il punteggio dopo aver lanciato la prima freccia. Trova un straordinario triplo 19 con l'ultima freccia, ne fa 98, portandosi leggermente avanti nel punteggio rispetto al suo avversario. 184 rimasti per Mantarro, 206 per Trutalli, che ora ne fa 60, se non sbaglio, se non ho visto male. Anzi, erano 100, rimane a 106. 184 per entrare in quota di checkout, lo fa con questa seconda freccia e ne fa 100. 84 rimasti per Salvatore Mantarro, 106. Tenta la grande chiusura. 20, 86 rimasti, triplo 18 obbligatorio per il doppio 16, triplo 18 che c'è, riprende qualche, rifà il movimento, doppio 16. E tocca il ferro interno, peccato per Paolo Trutalli, ma nel doppio 8 da 84, Mantarro, 20 singolo, 64 rimasti, 14 bull, 14 che c'è, bull rosso. E dentro, grandissima giocata di Salvatore Mantarro, che desulta in maniera prepotente nei confronti dei propri compagni di squadra. Che giocata di Salvatore Mantarro da campione, qual è? Ed incoraggia subito Mattia Pinelli, che scende in pedana dopo di lui. 4-3 per la Palusa. Parte con un 58 Pinelli, con un 45 Massoia, triplo 20 di Pinelli con la prima, triplo 5 con la seconda, ne trovate tante nel corso della giornata, di frecce nel triplo 5, fa 76 totali con l'ultima che finisce nel settore dell'una. Massoia che ha salvato in parecchie circostanze il suo club, soprattutto nella semifinale che si è disputata prima. 20 singolo con la prima, 5 singolo con la seconda e 20 singolo con la terza. 45 solo per Pinelli, 322 a Pallusa, 396 per la bussola. 20 singolo con la prima, trova un 3x7 con la seconda e un 7 singolo con la terza. Fa 48. 322, trova un triplo 19 con la seconda e un 3x7 con la terza. Triplo 20, 20 singolo e 5 con l'ultima freccia, ne fa 85. Pinelli da 243, prova ad entrare in quota di checkout, servirebbe almeno 100 punti. Trova però 2-1 singolo e 3, se non sbaglio, se non ho visto male, anche l'ultima freccia è finita nel settore dell'1. Piccolo passaggio, piccolo ma grande passaggio a vuoto di Mattia Pinelli, essendo partito per prima, ne fa 137, ora Massoia per rimanere a 126, ne approfitta e come il giocatore della bussola, ci entra in quota di checkout ora con un 86, Pinelli rimanendo a 152, 126, triplo 19, 19 bull, triplo 19 che c'è, manca la singola,
che c'è? Prende proprio l'angolo, Bull per Massoia. Troppo timida quest'ultima freccia. Che fa comunque 83 per rimanere a 43. Ora presumibilmente tirerà un 15. Ah, tira il 3 doppio 20, anzi. Però le triple non arrivano. Immaginavo potesse tirare anche un 11 doppio 16. Quella da 68, Pinelli. C'è la singola, 48 rimasti, 8 o 16. 16, doppio 16, con l'ultima freccia. E larga, si rammarica qui il giocatore della Palusa perché è consapevole dell'importanza delle frecce che ha scagliato. Doppio 20 per Massoia. E interna, doppio 10, con la seconda doppio 5. E trova un incredibile doppio 12, no score per Massoia. Altra chance che ora deve concretizzare Mattia Pinelli se vuole portare sul 5-3 la Palusa. Doppio 16. Respira. E la prima è fuori, la seconda interna, doppio 8. E altre chance per Massoia. Al doppio 20. E non si fa perdonare. Non si fa pregare Pietro Massoia. E porta tutto ancora in parità. Vince Massoia. Un po' sorpresa per come stava giocando Mattia Pinelli fino adesso. Si rammarica, tante frecce sbagliate in doppia. Ora di nuovo Mantarro. E contro Bai, 4 pari il parziale di questa sfida, di questa finale. I due giocatori si scambiano il consueto cenno d'intesa prima di partire. Parte subito benissimo Bai con 121 punti. Veramente straordinaria come sta giocando Bai quest'oggi. Veramente molto solido in tripla. Parte male invece Mantarro. Solo 30 punti per lui. E si salva con questo triplo 19 finale dopo un brutto 1 e un brutto 5, Salvatore Mantarro. Mi fa 63. Ancora il triplo 19 che salva l'esito delle prime due frecce che ha scagliato, sempre da un punteggio basso, la prima sul 5, la seconda sul 3, ma magica l'ultima sul triplo 19. Passaggio a vuoto anche di Bai, che ne fa solo 15. E qui è il momento per Mantarro di rientrare nel leg. E lo fa ancora con un incredibile triplo 19, fa 92. Portandosi addirittura in vantaggio, essendo partito dopo. Vai, però non sta a guardare e ne spara 100 sul bersaglio. 193 rimasti, 251 Mantarro che trova un 20 singolo con la prima, 5 singolo e 19, 44 totali. Da 193 non può chiudere. Vai, trova però il triplo 20. Non riesco a cogliere se anche la seconda sia sul triplo. Infatti non lo era, ne fa 99, rimane a 94, Mantarro da 207, trova un 57, rimane a 150.
non riesce a incidere con le successive due, cadendo di nuovo nella trappola del settore dell'1 e nel settore del 5. Da 94 prova a centrare il triplo 18 per rimanere al doppio 20. 78 fatti, 32 rimasti. Pare che ha sballato, perché ne ha fatti 94 precisi. Ne approfitta Salvatore Mantarro, che ne fa 100 per rimanere a 44 ancora. Da 94 invece vai, che cerca ancora il triplo 18. Trovo l'uno singolo, 7 singolo ora, 8 complessivi, 28 ora totali. Da 44 può approfittarne Mantarro, sbaglia la singola, 39, 7, doppio 16 ed è interna. Non vuole credere ai suoi occhi Mantarro per questa freccia che si accomoda sul ferro che gli doveva permettere di vincere questo leg. Doppio 20 per Bai. E anche la sua si ferma sul ferro interno. Chance per Mantarro ora al doppio 8. Si prende tutto il tempo del mondo e trova il ferro esterno ancora con la prima freccia. Nello stesso posto anche la seconda e l'ultima è dentro ed esulta Mantarro, che porta a casa anche questa partita ed è la terza vittoria consecutiva in questa finale per Mantarro, che sembra aver scacciato i fantasmi della semifinale, anzi perdona, del quarto di finale che aveva giocato contro il club del Desfros, dove non era riuscito ad esprimersi nel migliore dei modi. A dire la verità, neanche in questa partita è riuscito a giocare, però è rimasto lì con la testa e alla fine è riuscito a sfruttare le opportunità che l'avversario gli ha concesso per portare a casa la partita. 5-4 a Palusa in pedana, Paolo Trutalli contro Luigi Sorrenti. Parte con un 140 Trutalli per mettere subito in chiaro le cose dopo i 45 iniziali di Sorrenti, che ne trova 28 in queste seconde tre frecce che scaglia al bersaglio in tripla. Ancora Trutalli che sembra avere il focus sull'obiettivo. Non riesce invece a entrare in partita Sorrenti, che ne fa solo 43 in tripla. Ancora Trutalli con la prima freccia, tripla 20, 20 e 20, dopo 140, 100 e 100. Entra in quota di checkout dopo 9 frecce Paolo Trutalli, rimanendo a 161. Sembra sfiduciato Sorrenti, che ne fa 25, lontano parecchi chilometri da Paolo Trutalli, che ora trova un triplo 20, un 3 singolo con la seconda freccia. Se avesse preso il triplo 17 non credo comunque che avrebbe tirato il bull, con la distanza che lo separa dall'avversario si sarebbe accomodato ad una singola che gli avrebbe permesso comunque di tirare una doppia agevole. Si trova in questo momento a 78, cercherà il triplo 18 per il doppio 12. Trova un 4 singolo, rimane a 4, si sposta sul triplo 14, rimane al doppio 16. Probabilmente il punteggio che vedete sullo score è sbagliato, perché dovrebbe essere rimasto a 32, non a 30 Paolo Trutalli. Infatti
si corregge l'arbitro in questa occasione? E riparte da dove aveva iniziato, dal doppio 16. Paolo Trutalli per il leg e la partita. Basta una freccia, un leg veramente micidiale, quello di Trutalli che in 16 frecce spedisce Gigi Sorrenti. Veramente una prestazione notevole quella di Paolo Trutalli in questa partita. Ora in pedana Mandaradoni contro Massoia, regna ancora l'equilibrio in questa finalissima. In partenza per Pietro Massoia. Che ha vinto la scorsa partita con Mattia Pinelli, perdendo però la prima contro Mantarro. Mandaradoni che invece ha vinto sul match ad esordio in questa finale contro Paolo Trutalli. Ha perso però il match successivo contro Andrea Foconetti. Terzo match dunque per entrambi i giocatori. Partito un po' a rilento in questo leg Mandaradoni. Soprattutto per il fatto che è partito Massoia, c'è la possibilità di rientrare, però non riesce a incidere, rimane più o meno a distante una cinquantina di punti dal suo avversario. Non molto, ma Massoia prova a premere sull'acceleratore, trova una sola tripla, ne fa 66, si porta a 271, 385 Mandaradoni. Che trova un 20 singolo, un 19, ne fa 58 totali, rimane a 327. Stranissimo, un po' particolare, non strano ma particolare, il tiro di Massoia che questi pallonetti verso il bersaglio riescono a essere per lo più delle volte precisi ed efficaci. 89 di Mandaradoni che torna a farsi sotto, rimane in scia del suo avversario a 10 punti di distacco, recupera un po' lo svantaggio che aveva nei confronti di Massoia. Massoia che non entra in quota di checkout, rimane a 183, prova a farlo Mandaradoni, servono due triple, non arrivano. Arriva l'ultima, però un triple 5, ne fa solo 37. Da 183 Massoia trova un prezioso triplo 20 con la seconda freccia, ne fa 99 e rimane a 84. Servono almeno due triple per mettere pressione, la prima c'è, vediamo se arriva anche il 140. Arrivano solo 99, sono buone però Massoia può prendere il largo, soprattutto dopo il triplo 20 che prende quella prima freccia. Doppio 14, sì, doppio 12, pardon, rimane a 24. E anche qui in commento si accusa un po' di stanchezza. Dopo questi due giorni del Milano Darts Festival, prima edizione, qui Milano, centro sportivo M6, zona Bisceglie. Ieri è andata
In onda la Milano Darts Cup, oggi la Coppa Lombardia. 82 rimasti per Mandaradoni. Vediamo se deciderà di andare al bull o al triplo 14. Decide di andare al bull, trova però un 18 singolo. Ne fa 98 per rimanere a 4. 84 per Massoie, che in precedenza aveva sballato il suo punteggio. Sbaglia la singola che gli aveva permesso di tirare al bull, prova ad aggiustarsi. Ne fa 44 e rimane al doppio 20, però la chance è per Mandaradoni al doppio 2 sul ferro esterno, veramente sfortunato. Ed è interna la seconda freccia di Mandaradoni, che in 26 frecce vince la partita e porta la palusa sul 6-5. Ora in pedana Mattia Pinelli e Andrea Foconetti. Partito con 81 punti Mattia Pinelli. Sfida un grande amico come Andrea Foconetti. Venti e 20, 60 totali per Foconetti. E solo 24 per Pinelli. Foconetti che prova a approfittarne con 100 punti. Approfitta e come? Per Pinelli, invece ancora in tripla Foconetti con la prima, con la seconda. E 140 di Foconetti che gli permette di entrare in quota di checkout a 141, 306 distante, distantissimo Pinelli, che ora prova a rientrare con queste frecce. Ne fa 82. Troppo pochi, serviva un'altra tripla di alto livello, ma non è arrivata. 60 per rimanere a 81 per Foconetti, che sta veramente giocando ad alto livello in questo leg. Solo 32 per Pinelli, che non entra in quota di checkout da 81, parte dal bull 25. E fa 41 per rimanere al doppio 20. E altre 64 per Pinelli, doppio 20. Foconetti, prima alta, seconda alta e terza interna. E qui c'è la chance, anche se da punteggio proibitivo, ma non impossibile. Andrà sul 18. C'è la tripla. Ne serve un'altra. Rimasti per Mattia Pinelli, che presumibilmente andrà al 10. E lo trova tripla per rimanere a 32. E qui ci si gioca tutto in queste frecce in chiusura. Foconetti, doppio 10. Prima esterna, seconda anche, e terza interna. Scuote la testa, allarga le braccia in segno di disapprovazione verso le frecce che ha scagliato. E qui per approfittare Mattia Pinelli sul ferro la prima, ed entra la seconda. 7-5 a Palusa.
E qui ci sono grandi rimpianti per Andrea Foponetti, che aveva comandato in maniera egregia questo leg. Non è riuscito a chiudere quasi 6 frecce in chiusura. E 7-5 per Lappalusa, che si porta a un leg della vittoria della Coppa Lombardia. Anzi, pardon, almeno 2 leg dalla vittoria della Coppa Lombardia. Ora in pedana Luigi Sorrenti e Pietro Massoia. In partenza per Sorrenti, che approfitta di qualche freccia sbagliata di Massoia, che in questo caso con le successive 3 si salva con il triplo 19 trovato con l'ultima. Rimane a 389, 420 invece Sorrenti, che trova un centone di preziosa importanza. Triplo 19, 96 punti totali. Tiene comunque le frecce Massoia leggermente avanti, ma Sorrenti, essendo partito per secondo, tiene il vantaggio in questo leg di una sessantina di punti. Altra tripla per Massoia con l'ultima freccia, fa 99, rimane a 195. Brutte le prime due di Sorrenti, che trova 2-5 singoli e mette tutto a posto con il triplo 20 finale, rimane però a 169. Quattro checkout dalla quale non è possibile chiudere. 53 per Massoia, che rimane in quota di checkout a 142. Può approfittarne con qualche tripla che non arriva, anzi arriva un brutto 11 per Sorrenti, che entra sì in quota di checkout a 158, però diciamo che si augurava di estrarre qualcosa di meglio. 80 di Massoia, che rimane a 62, serve un coniglio dal cilindro tirato da Sorrenti, ne trova però 118 per rimanere a 40. Veramente grandiose le frecce di Sorrenti in reazione, reagendo all'11 che aveva tirato. Doppio 20 però per Massoia, per portare tutto sul 7-6. Ed esterna la freccia di Massoia in doppia, e vediamo se concretizza, se porta a casa. Sorrenti interna, veramente sul ferro, interno, doppio 10, trova un doppio 6, doppio 4, e l'interna non riesce ad approfittarne. Sorrenti, che si rammarica. Doppio 20 per Massoia, è alta la prima, è alta anche la seconda, veramente attaccata al ferro, è alta anche la terza. Qui doppio 2, doppio 1, e c'è la freccia di Sorrenti, che con la 24esima freccia di questo leg porta il risultato sull'8-5 in favore dell'Appalusa. Terza vittoria consecutiva per l'Appalusa, consecutiva per l'Appalusa. Dopo quella che ha visto Mandare Antoni vincere contro Massoia, Pinelli vincere contro Foconetti, Sorrenti vince di nuovo contro Massoia, il risultato parziale in questo momento è di 8-5 in favore dell'Appalusa, e in questo momento Mandaradoni ha la possibilità di chiudere i conti.
Però questo risultato l'abbiamo già visto. Nella semifinale che abbiamo trasmesso precedentemente, 8-5 era avanti anche il club del Despros nei confronti della bussola. Eppure la bussola ha avuto la forza di rientrare e vincere 9 partite consecutive. Cioè, per carità, perdone, vincere 4 partite consecutive in modo tale da arrivare per prima a 9. C'è il riscaldamento per entrambi i giocatori, si parte. Quella che potrebbe, ripeto, essere l'ultima partita di questa sfida. Narandori che ha battuto Trutalli, ha perso contro Foconetti e ha vinto contro Massoia, quindi si appresta a sfidare l'ultimo componente della squadra della bussola, triplo 20 di Bai. 20 singolo e 20 singolo ancora, centone in partenza per Bai. Triplo 5 e 20 singolo, 55 per Bai. Solo 30 di Manaradoni, che lo ripetiamo, in una posizione nella quale non ha niente da perdere, perché comunque se riesce a conquistare questo leg avrà guadagnato comunque la vittoria sua e della sua squadra. Se perde ci saranno altre 2 partite che vedranno in pedana Pinelli contro Trutalli e Mantarro contro Fogonetti. E quelle possibili 2 partite potrebbero comunque regalare la vittoria a Lappalusa. Mandarandoni leggermente indietro in questa partita, essendo partito anche per primo, a circa 120 punti di distacco. Serve almeno una tripla per farsi un po' sotto. La tripla non arriva, ma è solido, 60 punti per lui. Uno di Bai, 19 e triplo 19, 77. Forse ho visto io male la prima, ma l'arbitro dovrebbe aver segnato 97 anziché 77, non vorrei aver visto male io. 139 comunque rimane a Bai, 120 rimasti. Trova un 5 singolo e 43 totali per rimanere al 96. Distante, parecchio distante Mandaradoni, se non almeno 2 triple per tornare in scia del suo avversario. Non arriva con la prima freccia, non arriva con la seconda, arriva con la terza, ne fa 95, entra in 4 di checkout a 158. Da 96, Bai, 20 singolo, rimane a 76. Uno singolo, rimane a 75, vediamo se tira il triplo 17. Prova a tirare il triplo 17, lo trova singolo e rimane a 58. Da 158 invece Mandaradoni. Trova un 5 singolo con la prima freccia. 5 singolo con la seconda, 148 rimasti. 20 singolo, solo 30. Daniele Bai per l'8-6. C'è la singola, doppio 20. E c'è! Come sottolineano i compagni di squadra, i tifosi seduti qui al centro sportivo, la freccia è dentro la doppia e Daniele Bai vince la partita, che dà ancora e mantiene viva la speranza di portare tutto al match decisivo. In pedana ora Mattia Pinelli contro Paolo Trutalli.
parte dunque questa sfida tra Trutalli e Mattia Pinelli. Uno, 5 e 31 punti in partenza per Trutalli. 20 singolo, 7 e 4, 31 anche per Pinelli che segue le orme del suo avversario. Triplo 5, triplo 20 e 95 totali per Trutalli. Triplo 20 ora per Pinelli. Uno singolo e 81 per lui. Triplo 5. Infatti era dentro la tripla la seconda freccia di Paolo Trutalli. Ancora in tripla il capitano della bussola. Triplo 20 con la prima, 20 con la seconda e 19 con la terza, 99. Arriva già a 182 mentre il suo avversario è 343. 57 con un involontario triplo 12 colpito da Mattia Pinelli. Sessanta per Trutalli che rimane a 122. Servono, urge la tripla in questo caso per Pinelli, lo trova con l'ultima, ne fa 93. Non entra però in quota di checkout, rimane a 193 punti. 122, parte dal triplo 18, lo trova singolo, rimane a 104. Serve il triplo 18 per tirare il bull. Decide di cambiare Trutalli, trova un triplo 5. Rimane a 89. Trutalli prova a trovare il triplo 19 per rimanere al doppio 18, trova un 3 singolo, rimane 86, non può chiudere però da 193 Mattia Pinelli. 19 singolo, 19 singolo ancora, 95 totali per mettere un po' di pressione. 86, triplo 18 per tirare il doppio 12, no perché cosa dico, triplo 18 per tirare il doppio 16. Trova il 18 singolo, rimane a 68, 62 rimasti in questo momento, 57, 59 anzi, sono le 8 e mezza anche per chi commenta, dai, concedetemi qualche errore di calcolo, 58 per rimanere al doppio 20, 59 Trutalli per anticiparlo. Sbaglia la singola, 56 rimasti, obbligatorio il 16 per tirare il doppio 20, 16 che c'è, doppio 20. È dentro! Ed esulta Paolo Trutalli. 8 a 7, dunque, per la Palusa. In pedana Mantarro contro Focconetti nell'ultimo match di questa partita, o meglio ultimo nel caso in cui dovesse vincere Salvatore Mantarro, perché se dovesse vincere andrà Focconetti, si andrà allo spareggio nel quale il capitano di ciascuna squadra può decidere chi schierare nella leg praticamente finale, che potrà permettere di alzare al cielo il trofeo e di qualificare, come abbiamo ripetuto, la squadra vincitrice alla Coppa Italia che si disputerà in Toscana a settembre. Frecce di riscaldamento, come di consueto
fare prima dell'inizio del match. '20-20 e '59 per Mantaro in apertura di partita. 26 invece per Focconetti. Vediamo se accuserà un po' di tensione. Triplo 20 per Mantaro. 20 singolo e singolo 19-99. Mantaro che in questa sfida non ha un po' una sicurezza, visto che nelle precedenti tre in questa finale ha sempre vinto. Partito anche per primo e tiene 100 punti di distacco rispetto al suo avversario. Passaggio a vuoto anche per lui. Lui ne approfitta, Focconetti, che fatica a trovare la tripla in questo avvio di leg. Secondo passaggio a vuoto consecutivo per Mantaro, che ne fa solo 30, triplo 1, 5 singolo e 28 per Focconetti. Tiene un leggero distacco Mantaro in questa partita. ...184 Mantaro, 303 Focconetti. Mantaro che è partito per primo in questa sfida finale. Focconetti che ne fa 41. Solo 19 per Mantaro, che non entra neanche in quota di checkout, rimane a 165. Non c'è la combinazione matematica per chiudere. C'è 81 di Focconetti che prova a portarsi sotto. Rimane a 167, ma non può chiudere. Vediamo in che posizione, in che punteggio si accomoderà. Mantaro si accomoda a 104. Partirà presumibilmente dal settore del 18. 1, 20 e 20 singolo, 41 per rimanere a 136, vediamo da 104, Mantaro può chiudere la partita, invece parte dal 20, 84 rimasti. Grandissime frecce di Salvatore Mantaro, che ne fa 64 per rimanere al doppio 20, triplo 20, triplo 1 e 19 singolo, 82 fatti se non sbaglio per Focconetti, e così rimane a 54, frecce del match per Mantaro, che può spedire la palusa sul tetto della Coppa Lombardia. Doppio 5, doppio 15, larghissima la seconda freccia ed interna la terza, si dispera. Mantaro che è andato a millimetri dalla vittoria. 14 che c'è, doppio 20. Alta la prima. E alta anche la seconda. Smorfia di disappunto di Focconetti, che guarda indietro verso i compagni di squadra. Rimane al doppio 20, da 15. 7. Doppio 4 per Mantaro. Doppio 2. E dentro! E la Palusa vince il torneo, vince la Coppa Lombardia, si qualifica per la Coppa Italia in Toscana.
decisivo in questa finale, Salvatore Mantaro, che porta l'esperienza, le sue abilità in pedana e vince tutte e quattro le partite. Lappalusa dunque è campione della Coppa Lombardia in questa prima edizione della Milano Darts Festival. Si conclude dunque questa tre giorni magnifica in questa cornice comunque di pubblico fantastica. Ieri la Milano Darts Cup, oggi la Coppa Lombardia. Lappalusa vince ed è campione della Coppa Lombardia 2022.